Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Oggi sarà un vlog molto breve perché ho tanto lavoro che mi aspetta e per cui cercherò di stringere il più possibile. Il canale di cui parlo oggi è Numberphili o Numberphil, non sono sicuro della pronuncia, è un canale di video sui numeri per appassionati di matematica e non solo. È un canale molto interessante. Nel doobly-doo i riferimenti vi segnalo il canale, vi segnalo questi tre video. Innanzitutto, primo video, il problema di Monty Hall. Secondo video sul doobly-doo, sommate 1 più 2 più 3 più 4 più 5 bla 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 fino all'infinito e otterrete meno un dodicesimo. Il risultato si avvicina a quella cifra. Non ve l'aspettavate, vero? Bene, anch'io. Guardate il secondo video sul doobly-doo e scoprirete perché questo sbalorditivo risultato. Terzo video sul doobly-doo con il simpaticissimo matematico Simon Sinek, pi greco e quattro dita, e parliamo anche di Simpson. Inoltre vi segnalo anche due argomenti interessanti, 42 Douglas Adams, video extra sul doobly-doo, e altro video extra sul doobly-doo, la numerazione in base 12. Argomento del giorno, e rompo un po' lo schema perché vi parlo di uno youtuber italiano. Venerdì sera Shooter Ezio di Breaking Italy ha annunciato, vi segnalo il video sul doobly-doo se non l'avete ancora visto, ha annunciato che si prende una pausa perché l'impegno profuso nel realizzare Breaking Italy ogni giorno lo sta consumando e io non posso che esprimere solidarietà ad Alessandro perché sono un blogger di lunghissima data, so qual è l'impegno che viene profuso magari nello scrivere semplicemente un articolo di un blog. Ho cominciato a fare video YouTube da pochissimo, eppure già ho dovuto pormi alcuni punti fermi. Io per esempio pubblico solo un vlog alla settimana, perché per pubblicare un vlog non è semplicemente si gira, si prende e si pubblica. E devo studiarmi l'argomento, devo realizzare il filmato, devo fare il montaggio, poi devo fare la pubblicazione, eccetera, e c'è tutto un lavoro alle spalle, ma io nel frattempo ho un lavoro che faccio, che è quello del tecnico informatico, e quindi l'attività di fare video YouTube mi porta via del tempo che devo ritagliarmi in momenti molto complessi. Ho trovato appunto la soluzione di girare di dedicarmi al video il sabato, la mattina presto. Io stamattina sono uscito di casa alle 5:30, sono andato a fare colazione, mi sono preparato l'argomento, eccetera, e poi ho cominciato a girare, e adesso più tardi tornerò a casa, farò il montaggio e farò la pubblicazione. Sono tempi tecnici che se già li vedo io, che faccio un video alla settimana, a malapena me le immagino anche quello, l'impegno che porta, la stanchezza che porta, doverlo fare tutti i giorni. Quindi io vorrei solo esprimere la mia solidarietà umana e di iscritto a Shooter Ezio, perché sì, sentirò la mancanza di Breaking Italy. Io seguo quel canale da più di 2 anni, io alcuni dei canali YouTube che ho scoperto, alcuni dei canali YouTube che seguo li ho scoperti grazie a Breaking Italy, sì, mi mancherà, ma ripeto, io esprimo tutta la mia solidarietà ad Alessandro perché so che è una cosa lunga, che è una cosa complessa, che porta via del tempo, che porta via dello spazio e che a un certo punto uno si stanca e ha bisogno di prendersi una pausa. Quindi Alessandro, cioè, anche te l'abbiamo scritto anche molti nei commenti, non c'è bisogno che ti scusi, siamo noi che ti ringraziamo ogni giorno per quello che riesci a fare, per quello che riesci a donarci, quindi vai tranquillo, rilassati, e se ritornerai saremo lì ad aspettarti sempre con lo stesso piacere di guardare i tuoi video di sempre.
questo era quello che pensavo, quello che volevo dire. Se avete qualcosa da dire a Breaking Italy, andate sul suo canale, scrivete un commento sotto il suo video. Se avete qualcosa da dire a me, scrivetemi un commento, o come sempre su Twitter o Memi, hashtag di DVOTR. Ragazzi, questo è tutto, grazie, ciao e ci vediamo domenica prossima!